Grazie. Già dalle parole si capisce che questo è lo spettacolo, come dicevamo la scorsa puntata, che vuole essere sorridente. Questa è la famosa cassa contenente i miei cavalli di battaglia. Mi sentite, scarpitano in una maniera, beh, con sto freddo, sai? Ecco qua, fermi, un po' per... buoni. Mi viene in mente, qui ci troviamo proprio a Montecatini Terme, voi sapete che è un'acqua miracolosa, insomma, no? Per alcuni. Insomma. No, perché... perché serve per alcuni sintomi. Noi questo spettacolo l'abbiamo cominciato un anno e mezzo fa in teatro e ci siamo dovuti fermare. Sapete, d'estate prendono quelle influenze diverse da quelle invernali, no? Quelle invernali bronchi che ci abbiamo un po' tutti, e d'inverno e d'estate invece prende questa un po' più, no? Intestinale, così. E ci siamo fermati. Quando abbiamo ripreso, a me era passato, insomma, abbiamo ripreso proprio qui, pensate alla coincidenza, da Montecatini. E allora, però qua... quell'acqua là non era proprio adatta a quei sintomi, diciamo, no? Perché qui si viene per il contrario, è vero o no? Come? Ah, ecco, no, perché ancora non ci siamo detti buonasera, poi ce lo diciamo. E allora, come si diceva, di due signori negli anni 30, elegantissimi, che tutte le mattine qua a Montecatini Terme si vedevano davanti ai bagni da 7 giorni, ancora... niente. Buongiorno, buongiorno a lei, vestaglie lunghe, elegantissime, con lo stemma qua, lo stemma sulle ciabatte. Passato le acque? Sì, lei? Anch'io. Lei? Novità? Grigio in faccia, tutto sudato. Niente. E lei? Neanch'io. Beh, speriamo che oggi sia la volta buona, speriamo. La speranza è l'ultima a morire. Allora entriamo nei cessi, insomma nei bagni contigui. Auguri, auguri a lei. Entrano, si seguono, pazienti e aspettano. A un certo punto uno sente fare dall'altra parte plof. Misto. Un misto di stupore, di meraviglia e anche un po' di invidia. Non potete esibersi dal bussare e dire: beato lei, beato un cazzo è orologio. Ecco, diceva di cominciare. Direi di cominciare come mi consigliava un mio grande amico, un grandissimo comico del passato. Dice, all'inizio devi dire due o tre barzellettine per scaldare il pubblico. Vi siete scaldati? Sì! Ah, però buonasera non ce lo siamo detti. Buonasera! Sì. De più, buonasera! Sì.